Possiamo cambiare titolo, voltare pagina, ma sempre di polemiche. In realtà parliamo perché Lautaro Martinez, insomma, è un po' la nota stonata, anche se poi in realtà ha fatto 5 gol, quindi non è che è stonatissima, però non è Lautaro dell'anno scorso, parliamoci chiaro. Da quando ha firmato il nuovo Sempre, contratto quando si sì, a livello con i temporale hai piccioli, ragione, poi i famosi. insomma molti ne fanno più un discorso Ma lì c'è un fisico, cioè non problema, si è praticamente mai esatto, c'è un fermato, no? problema È andato in fisico. Coppa America, è tornato. E oggi Lautaro Martinez dal ritiro dell'Argentina è anche nervoso nei confronti di un commento sulla sua pagina Instagram che gli ha dato veramente molto fastidio, un tifoso dell'Inter. Vi faccio vedere, ce l'abbiamo, lo possiamo vedere, eccolo qui. Lautaro pubblica una foto mentre si sta allenando con l'Argentina e questo Vedi signore che ti paga? gli risponde: ricordati anche della squadra di cui sei capitano che ti paga profumatamente. Al che Lautaro, invece di lasciar correre come No, tendenzialmente mica fanno, no, i no, ma personaggi pubblici, l'ha beccato se bene. la prende. Ricorda anche tu che io per l'Inter lascio sempre tutto, come l'anno del Mondiale che stavo con la caviglia distrutta, ma mentre altri si preparavano per fare un gran Mondiale, io ero sempre dentro al campo e non mi sono mai perso neanche un allenamento. Fino alla finale di Champions ho giocato così tutte le partite. Ricordatelo sempre prima di ricordarmi tu da dove vengo pagato. Non so adesso, onestamente, non è che Fatto bene, sia giusto, il giusto. botta e Ma non lo risposta col sì. tifoso Sì, il problema. ok. Ecco, Secondo me non dovrebbero mai rispondere i Thomas. professionisti quando guadagni 5. Perché? Ma perché Perché? no? Sei un No, dimmi professionista, perché. guadagni 5 milioni all'anno, prenditi 10. No, in verità gli fai 10, quello 10. che sono. No, adesso ho fatto un Ah, devi esempio. stare zitto. No, ma non No. devi rispondere a un tifoso. Perché? Ma perché Perché? no, Marco? Ma Ma c'è no, l'uomo. dai, no. Ma c'è È un l'uomo, che cosa uomo. vuol C'ha una dire? sensibilità anche C'ha lui. sensibilità. Io No, ma penso che a Thomas, questi livelli ma della uno che sensibilità. guadagna di più, cioè, Allora devi ha stare meno zitto. diritti? Non ho capito. No, No, ma no, però c'è questa no, non sono coincidenza d'accordo, che non è ragazzi, non sono magari così. Ma no, Ma no, Giulio, ma questa, cioè, secondo scusami, me è un po' un ma non moralismo deve peloso. rispondere, ma Quello ho guadagna, allora non può fare nulla. Cioè, ma come? capito, allora metti sui social, rispondete, botte a tutti i tifosi che lo insultano, lui risponde, no, scemo, se Ma lo no, scemo sono io non mi Lautaro impegno, fuori tu dal mi campo impegno. è una persona come noi. Magari Ma ho io non capito, ma sei un rispondo, professionista oppure di io alto rispondo, un livello. altro non risponde. Ma secondo Ma me il Paolo, no, io tifoso, rispondo. il Sei uno dei più tifoso grandi ha toccato un risponditori. nervo. Io non Però rispondo. forse per quello che Io non dico rispondo. A me Lautaro. uomini e donne mi insultavano tutti, non ho mai risposto a nessuno. Ma Cosa vuol perché dire? avevano ragione, Avevo Thomas. ragione. Io stavo zitto. Avevo Ma 30.000 scusa. messaggi ogni volta che aprivo con la rubrica, gli insulti, tu con gli occhi azzurri e diciamo, E io non ho mai risposto Vabbè, niente, insomma, perché è questa. Ma è una giusto, è scelta. È giusto, una scelta è una che fai. scelta È mia, una sì, scelta io che fai. parlo per Comunque è me, un io sto nervo parlando per me. scoperto. La coincidenza che da Bravo, io lì volevo quando. arrivare, cioè Che tu ci ha. vedi dietro No, un io. nervo scoperto, una Allora. spia di un nervosismo? Eh sì, beh, è chiaro, se rispondi così, anche perché l'ultima frase è quella più importante. Tu invece di ricordare a me Bravo, quello che ricordati guadagno, quello che io ho dato ricordati quello che all'Inter. Esatto. io ho dato Ma all'Inter. Lautaro non si discute, ragazzi, Infatti non per si lavoro. discute. Non confondiamo le cose. Fatemi Io, sentire Marcello, poi ti voglio chiedere una sì. cosa però su come è stata gestita l'estate di Lautaro, perché Esatto, secondo me infatti è qua che l'Inter ha delle responsabilità. Però Io voglio Marcello. chiedergli anche poi degli insulti che gli beccava uomini e donne, però li vogliamo nello specifico. Sì. Esatto. Marcello, che dici di Credo di no. questo Ma battibecco di io, cioè, Lautaro? Io sono dalle effettivamente su donne. questo dico che Lautaro è un po' anch'io quando ricevo degli insulti da parte di qualcuno sui social, alcune volte mi viene di rispondere, perché mi rompono talmente i coglioni, scusate il termine, No, cioè no, che alla Marcello, fine noi siamo già zitti, ti siamo già viene voglia fuori. di dirgliene quattro, perché francamente, cioè, come ti permetti? Cioè, per carità, poi loro ti vengono a dire, ma tu sei un personaggio pubblico? Certo, ma tu non hai il diritto di venirmi a insultare. Però, Vero. come dice Comunque Furio, questo però come dice tifoso non l'aveva Furio, insultato, no, 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 attenzione. certo, aveva Sì, però ha gliel'hai criticata, l'hai provocato, l'ha criticato, provocato, l'hai però non l'ha fatto criticato, una punta, certo. l'hai criticato, sì, l'hai criticato. Però la spia del nervosismo è evidente, perché secondo me se l'Inter attraversava un altro periodo e lui anche attraversava un altro periodo di forma, faceva gol regolarmente, eccetera, magari sarebbe passato sopra. Certo. Invece questo è un momento un po' così, non particolarmente positivo per lui e anche per la squadra, perché anche la squadra La non è che squadra sta non è facendo sempre, benissimo come insomma. ieri, cioè, è seconda, certo, è seconda, ma dall'Inter ci si È aspettava seconda anche ed è già qualcosa in quasi più, soprattutto qualificata da in lui. Champions. No, e poi Thomas, Sì, su quel ti volevo, cioè io volevo capire per questo, carità. perché tutto nasce da un'estate in cui Lautaro finisce la Coppa America il 15 di luglio, Certo.
va in vacanza un paio di settimane, dopodiché torna a Milano e immediatamente viene buttato in campo in Genoa-Inter alla prima di campionato il 17 di agosto. Non aveva forse più senso lasciare riposare Lautaro fino a fine agosto? E far giocare Taremi. C'era poi la sosta per le nazionali e diciamo Lautaro tornava... utile per, cioè saltava le prime tre. Io credo che in questo momento... Perché se no il rischio di veramente di non arrivare alla fine dell'anno. Credo che in questo momento debba lavorare a parte Lautaro. Fagli recuperare con qualcuno dello staff. Ma cosa fai, lo togli? No, lo fai ambientare in maniera... No, gli fai fare la preparazione, lo porti a pari degli altri compagni, perché vediamo ragazzi è fuori forma. Io ma domenica sono andato a San Siro, non tocca la palla, dall'Argentina. Cioè lui si abbassava a recuperare pallone, adesso non lo fa più, questo non lo fa più, è fuori dal gioco dell'Inter nelle ultime partite. Allora, purtroppo lui, questa secondo me... dovrebbe lavorare a parte, secondo me, aiutarlo, qualcuno dello staff, a recuperare o fargli una preparazione diversa, lo so, però, capito, e poi man mano inserirlo... negli ultimi 20, lo so che stiamo parlando di un campione, quello che l'anno scorso ha spostato gli equilibri dell'Inter, è vero, però Taremi cosa l'abbiamo preso a fare? Taremi più che la terza punta, no, mi sembra la quinta punta, ha ragione, non gioca mai, dai. Cioè sta facendo molto più turnover della passata stagione, no, perché comunque c'è anche un ricambio, poi la proprietà vuole ringiovanire, quindi deve preparare tutto, e fa bene, però su Lautaro... c'è questo, cioè è un anello debole secondo me ancora di Inzaghi, c'è un tema che, perché veramente ok Correa, ok Arnautovic, però Taremi non gioca mai, cioè, alla fine tu ti riduci che questi non ti hanno dato un contributo e non basta mettere dentro così poco per avere delle risposte, esatto. Secondo me forse visto che non l'hanno fermato, magari anche per generosità di Lautaro ad inizio stagione, come dicevi tu, magari adesso, non dico fermare in assoluto, ma una mini preparazione per fargli recuperare la condizione, tra Venezia, Arsenal e Napoli l'ha fatto giocare tutte e tre le partite, almeno col Venezia, no? Dico, poi lo toglie con Napoli, lo toglie all'88esimo e mette dentro Taremi, ma secondo voi è un cambio normale questo qua? Per me no. Vedi che primo tempo hai fatto male, al 70esimo come fai i soliti tuoi cambi? Ecco, Napoli non aveva fatto cambi. No, capito, però al 70esimo Taremi gli fai giocare 20 minuti a sto ragazzo. Cosa vuoi, che all'88esimo ti risolve la partita? Cioè, non lo so. Poi sì, Taremi mi sembra la quinta punta dell'Inter, perché non gioca, fa pietà. Non mi ricordo quale gli ha fatto fare a un certo punto il trequartista, ricordami quale, invece con la stella rossa forse. No. Ma Taremi dici? Lautaro l'aveva tenuto in campo una delle prime, forse contro il Genoa. Contro il Genoa. Perché lì stava giocando con tre punte. Esatto. Come trequartista. Hai Taremi, mettilo dentro. Con la stella rossa ha fatto bene. Non so, Marco, adesso tu sei allenatore, sei stato giocatore. Cioè io mi chiedo, era così impensabile rinunciare a Lautaro ad agosto con Genoa e Lecce? Perché le prime due giornate erano Genoa e Lecce. E arrivo a dirti anche Atalanta. Ma magari per l'Atalanta già potevi, no? Il 31 agosto. Però lo facevi rifiatare un po', sto ragazzo. È stato un grandissimo errore di valutazione. Allora, quando tu inizi una stagione, tutte, io in 30 anni di calcio, diciamo tra giocatore e professionisti, si dice dobbiamo partire forte. Quindi la paura fondamentalmente di non avere abbastanza risposte dai nuovi profili e di partire con l'assetto dell'anno passato, fondamentalmente ha spinto Lautaro in campo. Questo è stato un grandissimo errore di valutazione. Quindi l'idea di partire forte voleva dire probabilmente partire dalle certezze dell'anno prima. Okay? E da lì, cioè, dopo trovi un ragazzo che lì c'ha ragione nella risposta ai tifosi, perché è un generoso, perché anche quello se sta male è un su generoso, quello non è assolutamente niente, un ragazzo, Marco, che si tira indietro. Okay? Però probabilmente gliel'hanno chiesto, ha dato la propria disponibilità e si è trovato e dopo tutto uno strascico. Ma infatti la colpa non è del ragazzo, La colpa non è del ragazzo. Effettivamente ed è chi lui fa non queste ha riposato niente, ragazzi. Cioè? Sono un anno e mezzo che tira avanti la carretta. No, ma lo attende una stagione che finirà a luglio, perché c'è il mondiale per club, a luglio, a giugno. E non c'è la sosta di Natale. Non puoi più riposare adesso. Dettato, ti dico, dalla fretta, tra virgolette, dalla premura di partire forte, ok? E dal fatto che probabilmente i nuovi innesti fin dal precampionato non davano quelle garanzie che invece l'assetto passato, ricordiamoci l'Inter come finisce, cioè l'Inter finisce forte, che ne dica Spalletti, okay, che ha vinto il campionato con un mese prima, però tutti negli occhi abbiamo un Inter che per un anno ha dominato nel campionato italiano e che è uscita, diciamo, in Champions, perché con l'Atletico è stato sbagliato qualcosa, perché tutti abbiamo pensato che è stato un errore grave. Un errore. Di fatto quindi la migliore Inter degli ultimi anni.
Quindi volevano partire forte. Quello è stato. Ecco, tra l'altro, lui l'ha giocata tutta da protagonista. Sì, sì, sì. Coppa America è anche uno stress, credo, psicofisico. Cioè, comunque, ma soprattutto arriva a fine stagione, cioè, ti porta via tante energie. Giochi per il tuo paese. Adesso, giochi con adesso, c'è la nazionale adesso. Fa due partite con l'Argentina, quindi vai a Verona. Mi presumo e penso che giochi che metta Taremi. Si magari spera, anche Arnautovic per far risposare venerdì, quindi la dottoressa, ma appunto, tra giovedì e venerdì, se me lo mette in campo sabato, anche a Verona, allora c'è qualcosa che non mi quadra nella testa di Zaghi. Questa è la pressione che hai in determinate squadre e soprattutto in una città come Milano, dove ripeto ci sono due squadre ma tre tifoserie, Inter Milan e Juve, e del resto la mattina quando vai al bar, quando vai al posto di lavoro, parli tu dici di questo. Zaghi si sente, non può rinunciare a Lautaro. Ma se invece certe maglie sono pesanti, nessuna squadra c'ha 5 diceva. Punti, solo l'Inter le ha 5 punti. Se tu guardi le 20 3, squadre di Serie A, mi sembra lascia stare, numericamente sono 5 punte di ruolo, sì, e ce l'ha solo l'Inter. Ma giocano in due. Giocano in due, appunto. Un po' Taremi, però. Quell'altro, Austronautovic, lì quando entra fa solo disastri, sbaglia pure i rigori, quindi esatto. Pensa a te, Correa non si capisce però dove è finito. Lì, però no, è finito. L'unico è Taremi, deve dargli minutaggio a Taremi, perché secondo me è un ottimo giocatore. Con la Stella Rossa ho visto dei bei movimenti, il 4-0 in Champions League. Però tu dici se non gioca non voi può avete acquisire, bruciato. No? Comunque l'ambiente, cioè, è vero che lui non ha risposto, però Correa è stato completamente bruciato dall'Inter. Ma non è un brutto, per me non è un brutto giocatore. Ogni volta, io ragazzi, anche... Correa non ha rifiutato di andare via, di fatto è un separato in casa, no Paolo? Siamo sempre lì. Sì, se ma non anche giochi... Arnautovic ha rifiutato delle proposte, anche Arnautovic. Pensate, ma lo credo, bene anche perché nessuno gli dà entrambi i soldi che dà l'Inter. Però Correa è fuori dalla lista Champions, per dire, quindi in Champions non può giocare, in campionato... Credo che prima di Correa ci siano altre scelte. Certo. Sentiamo Marotta che ci parla della classifica e del momento Inter. E vi anticipo, fate attenzione, Marotta fa un errore, nel senso che dice una cosa che in realtà non è vera. Però ve lo faccio ascoltare e poi commentiamo. Diciamo che le nostre performance sono in Champions League, direi che è un percorso assolutamente di tutto rispetto. Nel campionato siamo un punto dalla vetta, ma soprattutto anche l'anno scorso noi eravamo cacciatori per tutta la prima parte del campionato e la Juventus era la lepre. Oggi c'è Napoli davanti. Quello che cambia rispetto all'anno scorso è che c'è un gruppetto di squadre, di formazioni che meritatamente occupano le posizioni di vertice, e questa è la novità del campionato italiano, ma è molto lungo, ci sono ancora tantissime partite, tantissimi punti a disposizione, per cui importante secondo me è rimanere attaccato alla vetta, e poi credo che gennaio e febbraio siano i mesi determinanti. Marcello, l'errore a cui mi riferisco è che Marotta dice: a questo punto del campionato l'anno scorso, proprio come adesso, noi eravamo i cacciatori e gli altri erano le lepri, in questo caso la Juve. Ma non è vero, perché io sono andato a rivedere oggi, alla dodicesima giornata, l'Inter aveva 6 punti in più di quella attuale. 31-29. La Juve aveva 29 punti. E Allegri ha mollato a febbraio. Poi ti ricordi... Poi lui adesso parla di cacciatori e lepri. Ti ricordi che si scatenò la polemica quando Allegri parlò invece di guardie e ladri, no? Sì, infatti. Vabbè. Sì, diciamo quindi, che la metà erano loro davanti, era... l'Inter era davanti. Per carità, 6 punti, se uno guarda il dato a 6 punti in meno dice l'Inter sta facendo male, in realtà forse è il corso che aveva overperformato. Cioè 31 però punti. Però quest'anno i due punti persi col Monza e col Genoa sono 4 punti, già sei lì. Io capisco, col Napoli puoi perdere un derby, dopo 6 derby puoi anche perdere, ci sta. E con la Juve 4-2, fai 4-4 che ti mangi 30 gol. Cioè, se vai a vedere la linea è quella. 50.000 adesso, 50 gol. Perché su 4-2, se finisce 5-6-2, sì, non c'è niente da dire. Abbiamo graziato e ci avete punito. Questo è stato il calcio. Ricordo due belle parate di Di Gregorio, un tiro finito fuori. Non è che 50 la partita, è finita la partita, Marcello, lì non fai 4-4, sì, sì, ma io quello che voglio, sì, perché l'Inter lì secondo me si è suicidata. Se l'Inter, sì, secondo me, in cui dicendo, vede che non riesce a fare il quinto gol a un certo punto, sì, no, ma infatti, sì, quando certo l'Inter punto. Dice non sto togliendo i meriti alla Juve, sì, la Juve è stata brava ad approfittarne, no, ma però volevo solo ricordare, perché la polemica la fece il tuo allenatore Inzaghi. Volevo solo ricordare a Inzaghi che i portieri sono comprati e pagati per parare così come sono.
Sommer, anche di Gregorio. Quella chiave di lettura diversa nel post partita. Vado in...